durante le prove, ma sai che un giorno vennero dei ragazzi, dei giovani attori a contestarmi? Io dico, no, non so. E così adesso la Scala è uno di quelli che stava di là dal cordone dei poliziotti, adesso sono entrato dentro come vestito da poliziotto, perché la parte è quella del carceriere. Quindi la storia è molto strana. Sì, io ho lavorato gli ultimi 3-4 anni come maestro e devo dire che all'inizio, quando ho intrapreso questo mestiere, lo ritenevo molto lontano da me, dal mio metodo, da quello a cui aspiravo. Mentre invece poi, lavorandoci assieme, mi sono accorto che al di là della passione per il teatro che ci funzionava, non eravamo poi così distanti. Poi, va detto tutto, c'era una... a Milano c'era una sorta di lobby dei triestini che erano molto favoriti nell'accesso al cerchio magico del maestro, la mafia Giuliana, anche se io, quando lui si arrabbiava con me, mi ricordava che io ero di Monfalcone, quindi non ero proprio triestino, ma di fianco, come si dice. L'esperienza cominciò quando lui voleva farmi fare Arlecchino. Diceva che io dovevo essere di nuovo Arlecchino. Io avevo delle riserve perché non andava molto più di me, una cosa estremamente impegnativa. Sapevo che non avrei potuto fare altro, anche se era un onore. Però quando poi siamo andati a parlare con Soleri, io gli ho detto: maestro, questo non molla, 20 anni fa. Non molla, è stato un bene. Allora mi ha detto: allora fai Brecht. Allora mi ha fatto fare Brecht, forse è andato bene, anche perché sarei stato 20 anni in panchina. Voglio dire, cioè, una panchina di una grossa compagnia, una grossa squadra, ma in panchina non è una panchina. Io so questo, che guardavo le foto prima, lui provava in maniera diversa, per dire, con me non mi dava delle indicazioni personali, provava la parte a fianco a me, e non so come nasceva una sorta di gioco, di magia molto divertente, per cui poi nasceva il gioco, il personaggio, l'azione. C'erano delle cose, c'è un episodio che voglio solo ricordare, che io ho fatto una trilogia di Brecht, era quando costava il ferro. Io facevo la parte di Hitler, perché i comici solitamente vengono bene le parti dei cattivi, che si era ambientato in un circo, quindi aveva qualcosa di buffonesco. Beh, nell'ultima scena io davo un calcio a una porta, dopodiché c'era un piccolo dialogo con il negoziante, dopodiché esplosioni, boati, aeroplani, sirene, e c'era un'altalena che mi alzava nel soffitto del melato, quindi era anche pericoloso, perché dovevo farmi molto amico il tecnico, perché dovevo proprio sussurrare. Dopodiché buio, finiva l'altro. Per lui il punto fondamentale era che la porta non facesse puff, ma facesse sbam. E lui diceva: se la porta fa sbam, ci sarà alla fine del quadro l'applauso. E io, che avevo abbastanza confidenza con lui, più o meno triestino, più o meno, dice: ma maestro, ma passano 4 minuti, non è possibile, cioè, non ti capisci niente, bisiacco, mona, di tutto che diceva. Allora, c'era la prima, lui non vede mai le prime, non vedeva mai le prime. E l'intervallo, intitolato, mi chiama in camerino e mi dice: come ha fatto la prova? Ha fatto, cioè, non interessava se è andato bene, come è andata la porta? Ha fatto sbam, ha fatto buono. E la porta l'ha fatto buono. Ho detto: no, ha fatto sbam. E lui: ma c'è stato l'applauso? E io non potevo mentire, no,
bugiardo. Oh, una volta dopo ho fatto sbam, ogni volta che facevo sbam c'era un applauso, quindi lui vedeva, questo è forse quello che più mi ha lasciato, lo spettacolo in tutta la sua ampiezza, aveva presente tutta la sinfonia, aveva presente tutto, quello che cadeva in quel punto, poi ritornava per una strana legge, magari mezz'ora dopo. È stata un'esperienza fortissima per me, avevo 14 anni, non ero mai stato a teatro, vedere uno spettacolo di quel tipo, però in qualche modo lo spettacolo di Visconti somigliava molto al teatro che si vedeva il venerdì sera in televisione. La seconda edizione trovo sia un capolavoro assoluto, che è Il gigante della montagna, e allora era nella prima formazione, quella con Valentina Cortese nel ruolo della protagonista, e non è retorica dire che la scena finale con il sipario di ferro che schiaccia il carrettino è proprio impressa nella mia mente, a tutt'oggi una delle invenzioni teatrali più forti e che partono ancora adesso. Quindi questo, poi ho visto Santo Giovanni di Macelli, ero rimasto affascinato perché quello di Streller era unico. Noi non abbiamo quello, però avevamo radici comuni. Radici comuni, le radici stranissime, ma crescono alla fine della vita, così comune, no? Solo adesso possiamo renderci conto che il nostro Brecht e il nostro Stanislavski sono punti di partenza in comune con quell'esperienza, parlando del lavoro degli attori in particolare. Mentre l'altra parte del teatro italiano, il teatro di ricerca, eccetera, che rinnega l'attore come interprete, che rinnega la psicologia, che rinnega la continuità del teatro post-drammatico, tutte queste cose hanno un altro tipo di rapporto con quella con Stanislavski e con Brecht. Invece noi lo abbiamo recuperato come radice del nostro modo di fare teatro. Però noi l'abbiamo applicato, questo lavoro, molto concretamente, come lui in realtà ha fatto all'inizio, perché Brecht era un attore contemporaneo, era vivo, era il contemporaneo per eccellenza in quel momento. Noi lo abbiamo recuperato rispetto a tutti i contemporanei del secondo dopoguerra che abbiamo portato in scena, facendo la vera rottura. Il lavoro che ha fatto lei è stato proprio quello di capire che occorreva fare lo stesso lavoro che era stato fatto sugli autori, sui romanzi che erano mancati durante il ventennio fascismo, tradurli e portarli qua. Noi abbiamo cominciato a fare così, c'è tanto teatro scritto che si può tradurre e portare qua, per conoscerlo e per cominciare a cambiare il meccanismo del teatro. Quindi da un lato questa continuità quasi esistenziale, non estetica ma esistenziale, con il modello australiano del lavoro con l'attore, del lavoro sui testi, del teatro di regia, ma inteso già in un modo diverso. Dall'altro questo meccanismo che poi si è anche con Ronconi. Sicuramente è l'idea che quello che c'è sul palco deve essere bello, cioè che bello non vuol dire per forza armonioso, però deve essere bello, cioè deve essere una cura in quello che si mette sul palcoscenico, non ci devono essere elementi casuali, non ci deve essere fatteria, e questo c'è sempre a tutti i livelli, anche al di là del budget, in qualche modo, l'abbiamo sempre fatto. Proprio per questa scelta che ho fatto, perché a volte cambia, si modifica, a volte torna indietro, ad avere il rispetto per il pubblico, che lui aveva in una maniera quasi esagerata. Perché comunque, per dire, l'altro giorno mi è stato chiesto da un signore austriaco, capirete il dove, che mi ha detto, ma dove trova tanta energia lei? Perché qui ho avuto una ritornanza dei cordoni di polizia, ho detto perché io sono un artista del popolo, quando salgo sul palco siamo almeno in 1000 con me e sono quelli che mi danno da mangiare, mi danno conforto, ecco, o mi metto di buon umore la mattina perché mi fanno ciao, buongiorno, non è chiaro, come da poco, e mi danno l'energia che io devo ricambiare.
questo rapporto ci deve essere questo scambio. Poi è vero, tra l'altro, perché poi quanti devono anche Dario Fo ha avuto al Piccolo Teatro con una rivista in titolo nell'opera. Enzo con Milanin, Iannacci intendo. Quindi tutti dovevano qualcosa a questo spirito creativo.